siamo qui dall'Arte Arestignano per il campionato regionale a coppie di prima categoria. Assisteremo alla partita tra Carlotta e Fava contro Corneta Vecchi. Vince lo sponda la coppia bolognese dell'equipe Charlot, gli avversari sono del Lucky Bar. Otto per Carlotto. Vi è visto anche in prova che il biliardo ha un forte rientro da sinistra. Subito l'attacco, Corneta ne fa 4 in maniera un po' rocambolesca e tiene anche il punto. La Sofava potrebbe andare al calcio di pallino. E ne realizza 11. Partenza sprint per la coppia bolognese. Streccata di prima per Corneta. Sta un po' lungo. Stesso tiro per Carlotto, il suo sembra lento, dipende poi dalle calate finali, la direzione era giusta, sta un po' lento anche lui, però c'è minor spazio rispetto a prima. Vecchi esegue il medesimo tiro. Biliardo cala verso destra da come guardiamo noi, stando anche lungo non lo prende. Adesso Fava avrà l'ultima per provare a contare. Tira una lunga corta di prima. Con un rimpallino fa il punto suo. Uno di colore, 21-4, bacia Carlotto. Altro 10 di Carlotto, 31-4. Balla costo dietro il pallino Vecchi.
calcio del pallino per Fava, fa 6. Stregato di prima per Cornetta, andare in testa pallino, spinta un po' abbondante, ci va sotto. Tagliato di seconda per Paolo Fava. Non sembra tagliato a sufficienza. Adesso ha l'ultima biglia a marcar l'8. Eseguo lo stesso tiro a Carlotto. Vediamo se anche stavolta la tagliata non sembra sufficiente, però vedo una forza minore. Cala un po' di più il biliardo. Adesso due biglie in mano per la coppia modenese. Eseguo il tiro di stricata, Cornetta, provare ad agguantare il pallino. Da qua sembra bianco, ma non vorrei sbilanciarmi. Dopo la misurazione del punto rosso, secondo me fare un calcio di seconda vecchi, due sponde. Così è, sembra stretto. E ne beve 3. Cornetta l'ha bocciata sul 40-6. Fa 4. Anche da questa parte torna indietro. Se vediamo Carlotto se andare su con pallino o farà un'altra scelta. Su con pallino, tutto a sponda, eseguito molto bene. Vecchi sembrava da là a giri. Rimane ancora dello spazio per potersi inserire. Vediamo se Fava tirerà da sola propria bianca. Così è, toglie la rossa. Vecchi sembra intenzionato a tornare là come prima a giri. Stavolta ci va un po' più vicino, però tirando come mima Fava, anche stavolta la rossa può venire via. Però stavolta c'è la rossa che magari lì gli dà un po' fastidio a tirare la palla. Tira via in un altro, in un'altra maniera, bella esecuzione, ne fa 2 e rimane 10 di colore dentro. Adesso Cornetta all'ultima, vorrà fare una scelta, sia andare là in mezzo o provare a tirare giù il pallino. Prova ad andare in mezzo a giri. Volta non è facile da tirar via, secondo me. Carlotto va a 1, visto anche il punteggio direi giusto non rischiare. Bacio sul 44-10.
36 a 10. Vecchi va alla costa di Trapallino. Vediamo se Fava prova a fare calcio della rossa o... Tenta anche questo. Con un po' di fortuna riesce a prendere il punto con la rossa che si trova sulla bianca. Due sponde di seconda per Cornetta. Si riesce a mettere sotto, rimane un po' scoperto e vediamo Fava che scelta di tiro fa, se fare un tiro di seconda districata o venire due sponde di prima. Tira due sponde di prima, ottimo. Medesimo tiro per Cornetta. A giri però. Si mette di fianco, Carlotta ha un buon appoggio da sfruttare con l'ultima biglia. Tocca a pallino con la bassa verso la bianca di prima. Adesso Vecchia ha l'ultima biglia. Fa una tagliatina da dentro in spinta. Non prende il punto. Bacio sul 48 a 10, Carlotta. Filato il primo passato per Omar, ritorno, potrebbe venire l'altro metto e lo fa. 58-10. Carlotta va in testa a pallino. Tira Cornetta, secondo me proverà a tirare contro pallino prima di andare via la bianca. Ci prende benissimo e corrono tutte e due e non prende il punto. Va su con pallino, sponda Vecchi. Hanno ripreso il vantaggio la coppia bolognese. Ma appunto di seconda un po' lento. Tira l'ultima Cornetta,
zeppellino verso le proprie rosse. Come se tira in mezzo e due rosse lo fa. Così ha preso abbondante la prima rossa e uno sicuramente rosso, due biglie per Corneto, 58-14. Cambia parte di bocciata, va a sinistra. Un rientro abbastanza clamoroso, passato abbondantemente di là dalla meta laterale e venire su, passato in mezzo, prova a andare su con pallino Carlotto, la sua rimane a sponda ma il pallino un po' staccato e Corneto proverà a tirarlo giù e ne fa 6. Sfidiamo Carlotta se ci viene due sponde di seconda. Eseguo il tiro. Dovrà fare lo stesso tiro, secondo me, Vecchi, magari con un po' in spinta, perché comunque ha... Corneto suggerisce di tirarlo di braccio per provare a fare dei punti con la bianca, dato lo svantaggio. Prende il punto, lascia un punto largo sotto Cafava, tira la terza biglia. Secondo me tirerà due sponde di prima. Tiro ben eseguito. Adesso Vecchi ha l'ultima biglia a disposizione per provare a prendere il punto e mettere in difficoltà Fava. Non è semplice. Valuteranno di chi sia il punto. Carlotto suggerisce un due sponde abbondante in spinta, invece Fava prova a fare un brocco di prima in testa alla rossa. Viene scelta l'opzione di Fava. Molto ben eseguito. Due di colore sicuramente, uno, bacia Carlotto su 60 a 20. Due in seconda passata per Carlotto e come abbiamo sempre visto in queste bocciate c'è un forte rientro il biliardo e Vecchi va dietro al pallino. Vediamo Fava se proverà a tirare giù il pallino. Prova
tirare il pallino verso la propria bianca e ci riesce. Vecchi si ferma davanti al pallino. Vediamo cosa fa Fava. Bel tiro eseguito da Fava. Vediamo se Cornetta proverà ad andare su con pallino per far punto di due biglie. Fa così. Adesso Carlotto l'ultima biglia. Probabilmente proverà a mettersi dietro al pallino. Ultima biglia per Cornetta. Proverà ad andare con il pallino per togliere la bianca e poterne farne 6. Due palle. Bravo Johnny. Due palle. 62-24. Bacio a Cornetta. Baciata abbondante. Tira giù il pallino di calcio a Cornetta, ne fa 3. Tira Fava, probabilmente farà un brocco di seconda. Tira Vecchio, probabilmente farà un brocco di prima, invece lo fa di prima mai spinto per provare a tirare giù il pallino verso l'altra rossa. Due sponde di seconda per Carlotto. Adesso Vecchia è l'ultima biglia. Per vedere se farà un due sponde in testa al pallino per poterci andarci via insieme e star più vicino possibile. Spinge il pallino più in basso, appunto rimane largo. Fava proverà a farne uno di colore per bocciare a 64. Tagliata di prima per Fava. Biliardo, un forte rientro anche di tagliata. Boccia Carlotto su 64-27 per lui.
2 in prima passata per Carlotto. Nel tornar su passo in mezzo e nel ritornar giù il rientro è rientra, quindi troppo abbondante, e ne fa 2, 66 a 27. Cornetta va in testa pallino, appunto. Tiro respinto per Fava, scalzare la rossa. Vecchi prova fare lo sfaccio della bianca, non fa punti ma la tira giù e il punto rimane di 2 rosse. Carlotto secondo me tirerà contro la rossa per provare a tirare giù il pallino. Così è, pallino viene giù. Adesso tocca a Cornetto andare a punto. Tira un brocco, prende la sponda laterale per fermarsi in testa. Un po' di spazio rimane, ma non è comunque facile andarci in mezzo. Un po' corto Fava, appunto rimane rosso. Adesso Cornetta valuta un tiro di rimessa per provare a recuperare il distacco. Tiro ben eseguito. Gianni. Ne fa 8 di rimessa. Di colore boccia 37. Un'altra bocciata abbondante. Ne fa 0. Carlotto va in testa pallino. Bravo, colla. Cornetta va in spinta di Roslo Bianca. Carlotto sicuramente andrà di nuovo in testa al pallino. Ricky.
whisky. Lascia lo spazio anche lui a Fava per potersi inserire. Tira l'ultima biglia Vecchi. Tiro e spinta. Solo una biglia, 68-37. Boccia Carlotto. Carlotto ne fa 10. La coppia Fava Carlotto passa al turno successivo.